Dunque, mi è appena arrivato un pacco qua da Tigotà. Ho fatto un nuovo ordine, visto che l'altra volta, per la prima volta l'avevo fatto e mi sono trovata molto bene, sia con i prodotti, sia con le offerte e tutto quanto. Ho fatto un altro ordine esattamente ad un mese di distanza. Per cui, insomma, potrebbe anche andare bene una volta al mese fare un ordine sul sito, anche perché ve l'ho già detto, con 25 euro di spesa ci sono le spese di spedizione gratuite, per cui secondo me va benissimo. Dunque, ho comprato un bel po' di cose che riguardano i miei amici pelosi, perché veramente c'erano delle offerte che non erano niente male. Adesso la fattura dove sarà? Giù in fondo, allora faccio che tirare tutto sul tavolo, così vi dico man mano i vari pezzi con i relativi prezzi. Ecco qua, vi faccio vedere una piccola inquadratura generale dell'ordine che ho fatto e poi vado a farvi vedere pezzo per pezzo e i relativi prezzi. Dunque, ho preso questa carta igienica carta calla 4 rotoli e veniva 0,99. Poi ho preso il sale per la lavastoviglie, questo qua Finish, protegge dal calcare e aiuta a prevenire la formazione di aloni, che qua da me sapete che l'acqua è molto dura e quindi mi serve assolutamente il sale. A volte metto anche quello normale da cucina quando non ce l'ho. Stavolta l'ho visto, costava anche questo 0,99 e quindi l'ho preso. Poi detergenti. Allora, come detergente ho preso questo Speak e Span nuovo, dice. Speak e Span così spray non l'ho mai utilizzato. È un vetro e multiuso, è antialone, antipioggia e antipolvere. Al muschio bianco e tè verde e quindi niente, l'ho voluto prendere da provare, una cosa un po' diversa dal solito. E appunto di Speak e Span avevo solo utilizzato in passato il detersivo per i pavimenti, anche questo l'ho pagato 0,99. Poi la cosa per cui ho fatto più che altro l'ordine, vi dicevo, sono le vaschette qui di Almonature, perché erano veramente convenienti. Le ho già prese nello scorso ordine, c'erano ancora e quindi ho fatto un po' di scorta, come vedete. Sono, lo dico per chi ha cani, gatti, eccetera. Queste sono dell'Almonature, quindi sono molto buone come, diciamo, come prodotti. Sono senza glutine, non sono testati sugli animali. Queste sono delle, diciamo, scatolette comunque da 300 grammi, quindi insomma ce n'è abbastanza. Sarebbero per cane adulto, ma io gliele mischio insieme alla sua pappona con il riso e la pasta, quindi gli faccio un bel pastone bello intenso e devo dire che le ha mangiate senza problemi. Le ho prese questo qua con manzo e patate, poi c'era questo con vitello e carote. Anche queste altre tre con vitello e carote, poi ne ho prese tre. Queste qua sono azzurre con merluzzo e fagiolini, cioè non so, merluzzo e fagiolini quasi quasi. E questo pesce bianco e riso. Ne ho presa solo una perché non so se le gradisce. Comunque, queste venivano. Allora, ad esempio, queste qua con carne, vitelle e carote, 5 le ho pagate 4,95 euro. Anche queste erano sui 90-90, meno di 1 euro a scatoletta da 300 grammi. Quindi, insomma, la quantità è notevole e veramente conviene. Quindi, diciamo che l'ho fatto principalmente per quello. Poi, cosa ho preso? Ho preso dei sacchi dell'immondizia, sono questi qua, ne ho presi due confezioni. Questo sacco famiglia, sono 10 sacchi per ogni confezione. Questo è per il biodegradabile, per l'umido. È compostabile e antigoccia, dice, vedremo. Pattumiere medie, meno male, perché spesso e volentieri questi sacchetti qua che compri sono sempre piccoli. Non so se capita anche a voi, ma sono piccoli per il secchio e quindi li metti e stanno appesi e poi quando ci butti l'immondizia dentro crollano inevitabilmente in fondo al secchio. Quindi questi anche. Questi quanto li ho pagati?
due sacchetti 1,98 euro, quindi sempre 99 centesimi. Poi ho preso una spugna per il bagno, questa qua di Calypso, tonic massage, e quella lì sapete a due strati, quello un po' ruvido e quello più liscio, classica. Una spugna vegetale ipoallergenica con cellulosa e lino, quelle normali, quelle che ho sempre usato e che devi sostituire ogni tot. E questa anche 0,99. Poi ho preso due di questi che servono per fare la ceretta a caldo con il roll on. Le ho prese così, non le ho mai prese di queste colorazioni, di solito la prendo o viola o rosa lì al titanio. Uno è all'aloe, questo verde, e questo qua invece è al cioccolato bianco. Chissà se sentirà veramente il profumo. Comunque io per farmi la ceretta alle gambe, sapete che utilizzo il roll on, questo qua a caldo, mi ci trovo molto bene. Di solito queste le trovo sempre nel negozio dove vado a comprarlo, le ricariche costano 2 euro l'una. Mentre invece qui l'ho pagato 0,99 ciascuna, quindi anche questo un ottimo affare. Poi l'isoform per il water, eccolo qua. Ho preso questo l'isoform WC Gel Candeggina Attiva, super potente, speriamo. Rimuove i germi, efficace sbiancante, perché quello che sto usando, non mi ricordo di che marca è. Comunque quasi al termine, quindi mi serviva, l'ho preso con il suo collo così ad anatra, perfetto. E questo vi dico quanto l'ho pagato, 0,99, cioè posso evitare ormai di dire tutti i prezzi, cosa c'è che costa di più? Allora, ah sì, vi dico, proteggi profuma fogli di lavanda. Ho preso un po' di cose qua per l'armadio, profumatori per l'armadio. Dunque, quali sono? Proteggi e profuma. Sono tutti proteggi e profuma, sia questi che questi. Allora, il gel alla lavanda ne ho presi 3 pezzi, li ho pagati 2,97 euro. E gli altri foglietti ne ho presi 4 e li ho pagati 3,96 euro. Siamo sempre sullo 0,99. Allora, questi qua hanno i gancetti, quelli che si mettono appunto nell'armadio, perché ormai qua da me è quasi primavera. E quindi, boh, mi viene già la voglia di andare a rivoluzionare l'armadio, perché ormai i maglioni sembrerebbe non essere più necessari, non so, fa veramente caldo. Oggi particolarmente fa caldo fuori, in più ci sono i termosifoni accesi da me, e c'è il riscaldamento centralizzato, fa un caldo assurdo. E poi ho preso questi foglietti, quelli che si mettono invece nei cassetti per i maglioni. E anche questo ho preso la lavanda, così è tutta una lavanda. Da sopra a sotto non ci sono differenze di profumo, ecco qua. Poi ho preso questo gecko, il gecko profumato. Questo non l'ho mai preso, non so se veramente funziona. Comunque, profumazione opium, non so se mi spiego. Profumo opium. Questo dice che è un profumatore per auto, non lo so se lo utilizzerò per l'auto o per la scarpiera. Pensavo veramente di metterlo nella scarpiera, magari appoggiato sopra dove c'è il cassetto, non so. Vediamo. Comunque, questo qui, quanto l'ho pagato, ve l'ho già detto. Dunque, il Geco 0,99. Poi, cosa ho preso ancora? Ho preso dei guanti Vileda, eccoli qua, ve li faccio vedere. Guanti normali, il guanto più amato dagli italiani, ma pensa. Di solito li prendo alla Lidl i guanti, ma visto che anche questi erano in sconto a 0,99, li ho presi. Non so se ce n'è uno o due dentro. Vabbè, ho preso la misura media, 8 dovrebbero essere perfetti per le mie manone. Bene, poi ho preso ancora una maschera. L'altra volta le ho prese, ne sto usando un siero che praticamente ha questa confezione, ma c'è scritto che serve per 9 volte, quindi lo sto utilizzando, si mette di notte. Questa invece è una maschera viso peel off, purificante e rigenerante con mirtillo nero e canna da zucchero, cioè me la mangerei. Il peel off, quindi mi piace perché si toglie via, anche questa costava 0,99. È una maschera appositamente formulata per rigenerare e purificare la pelle del viso dalle cellule morte e dalle impurità. Molto bene. Per pelli miste e impure, la mia non è
tanto impura, però è mista, insomma, ogni tanto mi piace andare a pulirla un po' più in profondità. Poi, sempre per quanto riguarda gli animaletti, ma pensando al gatto, ho preso questa, Miglior Gatto. Questa qua è della Morando, che è anche una marca che non mi dispiace, delicato con pollo. E questo, quanto l'ho pagato? Provate a dire. 0,99. Ce n'è 400 grammi dentro. Per cui, insomma, per chi ha degli animaletti non è male anche questo sito dove andarsi a rifornire, eh? Proprio niente male. Poi ho preso un detersivo per la lavastoviglie, ho preso il General che lei ne provalo, non ho mai provato questo General. Total Color, basta separare, che cavolo! Sì, no, io separo lo stesso, però a volte, sapete, nei colorati c'è un po' di rosso, arancione, verde, insomma un po' di colori, quindi ho preso questo. Formula antitrasferimento dei colori, sono solo 19 lavaggi, non ce n'è tantissimo, però 1,68 € non era male come prezzo. E poi vi ho detto tutto, mi pare di sì, mi pare proprio che vi ho detto tutto. I cosi, questo, mi pare che vi ho detto tutto, quindi la spesa è tutta qua. Ho speso un totale di 33 € e va benissimo, va molto molto bene. Quindi adesso vado subito a mettere le cose nell'armadio, così rimane profumato, e metto a posto tutto il resto. Potrei anche pensare di farmi la ceretta, perché non sarebbe male come idea. Ne ho ancora uno iniziato di questi, vediamo. Ma perché il pomeriggio c'ho tempo, potrei farlo, no? Che dite? Allora vado quasi quasi, vado a mettere su il roll-on, perché ci va un po' fino a che lo metti a temperatura, cioè lo metti al corrente e diventi pronto con la temperatura ideale. Mentre lui si scalda, vado a sistemare i proteggi lana. Va bene, questo è stato la mia spesa a 0,99 da Tigotà. Andate a dare un'occhiata, ve lo consiglio. Ciao, a presto!